Taylor Swift con Blank Space su Radio Picco alle 10.20. E siccome la primavera ormai è iniziata, anche se meteorologicamente parlando non sembra affatto, e siccome i parchi di divertimento diventeranno oggetto di frequentazione appunto di un sacco di gente e molti tra i nostri ascoltatori, e siccome tra poco parleremo anche di giostre pericolose, abbiamo deciso di appunto riservare una parte del nostro passepartout di oggi alle persone che appunto amano la pericolosità e urlare sull'ottovolante, per esempio, indovinate un po' di cosa stiamo per parlare. Ce ne andiamo a Gardaland, andiamo a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona, questo parco divertimenti sempre ricco di sorprese. E questa mattina con noi c'è Danilo Santi, direttore generale parchi. Direttore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno ragazzi, buongiorno Elena, buongiorno Roberto, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, siamo pronti noi. Sì, immaginiamo. Allora, apertura. Non è tanto primavera, esatto. Però sabato le previsioni dicono bello, ragazzi, certo, noi certo. Siamo qui tutti in fibrillazione. Allora, io vorrei mettere i puntini sulle i, anche perché secondo me il discorso è complicato, nel senso che io sono molto pauroso. E cosa potrebbe, portarmi alla frequentazione dell'Oblivion, che si inaugura proprio sabato? Guarda Roberto, sabato inauguriamo alle 10 Oblivion. Siccome quest'anno festeggiamo il 40° anniversario di Gardaland, non ci siamo fatti mancare nulla. Abbiamo fatto e realizzato un progetto straordinario che è appunto Oblivion. Questo roller coaster che è in graduazione di 87 gradi da 42 metri di altezza, si piomba in verticale all'interno del black hole, il buco nero che risucchia tutto, e si viene trasportati in un'altra dimensione, ma vi assicuro che l'adrenalina che si vive a 42 metri d'altezza, bloccati sul treno, che dopo 3 secondi ti lancia in verticale 87 gradi, ripeto, quindi non è una cosa... Sto già male, poco. Direttore. Ho i brividi. Elettrizzante, dire poco. Elettrizzante, provato ieri, ragazzi, vi assicuro, dovete venire a provarlo anche voi, anche se tu, Roberto, sei fifone. Ma io ho visto la cosa... Ero il 6 gennaio, in occasione dell'apertura invernale di Gardaland, appunto c'ero, e quindi ho visto la costruzione e i lavori in corso. Non lo so se ci salgo, io ti dico la verità, mi dispiace. Cerchiamo di infondergli un po' di coraggio. Fa impressione da sotto, ma poi quando si è a 42 metri si vede il lago, c'è questo momento di sicurezza, perché dopo la salita c'è una parte in falso piano, e poi a 100 km all'ora, 87 gradi significa quasi un angoletto, quindi in perpendicolare, credetemi, è una bella sensazione, bella bella. Ma direttore, è vero che è il primo dive coaster in Italia, il più lungo d'Europa? Sì, questo è vero, perché sa... Elena, noi dobbiamo, è il 40° anniversario, dovevamo fare una cosa stupefacente, quindi non possiamo fare una cosa piccola, dobbiamo fare una cosa grande, e quindi abbiamo fatto veramente una cosa straordinaria che poi sta nel mezzo del parco, si vede da tutte le parti, come diceva giustamente Roberto, in qualsiasi parte del parco si vede questa montagna alta 42 metri. Ed è veramente una cosa eccitante. Bene, ringraziamo quindi Danilo Santi, direttore generale parchi di Gardaland, ovviamente. Quindi grazie per tutte le emozioni che ci ha fatto provare solo raccontandoci di un nuovo divertimento. Grazie ragazzi, grazie a voi, vi aspetto tutti a partire da sabato. Grazie mille, a presto. Buona giornata.